Forse sarà capitato anche a voi di fare qualcosa di sbagliato, ma che poi all'improvviso apre le porte su un mondo che non vi aspettavate. È quanto succede a Mario, il protagonista della storia Il piccolo capraio, raccontata da Alessandro Petruccelli e illustrata da Emiliano Villai. In pratica, il nostro Mario è un ragazzo che si trova in un bar con suo padre e per errore fa cadere una pietra che aveva in tasca. Suo padre lo rimprovera perché non la raccoglie, ma lì, fra gli avventori del bar, c'era anche un uomo che capisce che quella è una pietra particolare. Inizia così una storia che ha il sapore di riscatto per un intero paese e di cui Mario, il piccolo capraio, è stato l'iniziatore. Alessandro Petruccelli, lo sappiamo bene, è stato definito il più genuino descrittore della fine della civiltà contadina e in questo racconto per bambini lo dimostra ancora una volta. Nel piccolo capraio ci sono tutti gli elementi cari ad Alessandro Petruccelli e che abbiamo imparato ad amare nel corso degli anni: la vita in campagna, il rapporto con gli animali, il desiderio di restare fedeli alle proprie origini, ma anche allo stesso tempo di trovare qualcosa di nuovo. Ovviamente il tutto è narrato con uno stile adatto ai piccoli lettori. Buona lettura e buon divertimento anche con le immagini di Emiliano Villai e chissà se un giorno anche a voi che leggete verrà innalzata una statua come succede a Mario.